Sono tutti amici di Amazon, velocissimo unboxing di questo accessorio barra portachiavi. Andiamo a aprire la confezione, così vediamo come si presenta. Dovrebbe, ok, ce l'abbiamo fatta. E all'interno dovremmo trovare il nostro portachiavi. Eccolo qua. Questo qua vuole essere semplicemente un portachiavi che all'interno contiene una piccola moneta per andare a prendere il carrello della spesa. Il portachiavi è fatto di ottima qualità, ok? Tutto cucito a mano, oppure cucito. La pelle sembra l'odore di vera pelle, quindi adesso non so se sia vera o finta, comunque l'odore c'è in vera pelle italiana di alta qualità. Quindi pelle, così c'è scritto dalla confezione. Ok, e come potete ben vedere, a primo impatto pensavo che la moneta andava estratta dal centro, però invece di fianco vedete che c'è questa piccola parte dove manca la cucitura che vi permette di andare a estrarre la moneta esternamente. Ok, l'adesivo è fatto abbastanza bene, però non so per quanto tempo possa durare, infatti è tutto un po' rovinato, non so se si vede, un peccato. E poi vi basterà semplicemente andare a riaprire l'apertura e andare a reinserire dentro la moneta e andare a cercare di centrarla. Ok, ho provato qualche volta io a scuoterla. Ok, non vorrei mai che si levasse. Ok, quindi bisognerebbe anche un po' fare in modo che la chiusura ci sia, o comunque che cercate di spostarla il più dall'altro lato possibile, perché comunque un pochino si muove. Però ovviamente non capiterà mai che si andrà a scuoterla in questo modo per farla uscire. Ok, perché il portachiave è un portachiave che al massimo oscilla. Quindi la vedo abbastanza libera, ok? Quindi però teoricamente, essendo semplicemente un portachiavi, non dovreste perderla, ok? Il prezzo di questo accessorio costa qui 10 euro, che lo trovo un po' alto, non per in sé il prodotto che comunque è fatto di ottima qualità, ma benché nell'utilizzo che se ne fa. Cioè, questo qua potrebbe essere, ve lo posso consigliare come un regalo, ok? Ma acquistarlo personalmente per se stessi lo vedo una perdita di soldi più che altro, perché comunque spendere 15 euro per un portachiavi così mi sembrano un po' esagerati. Poi se qualcuno veramente è negato per quanto riguarda i levare monete quando si va a fare la spesa, allora ve lo posso anche consigliare, però adesso mi ricordo che all'apertura di un supermercato qua nel mio paese gli regalavano dei portachiavi di questo genere, che quindi mi pare un po' eccessivo andare a spendere per se stessi per una cosa di questo genere. Ce ne sono di sicuramente più economici, ok? Piuttosto che andare a spendere 15 euro per un prodotto così. Sicuramente come idea regalo può fare sicuramente una bella impressione, perché comunque la scatola è carina, la confezione anche, quindi ripeto, come regalo lo consiglio, come acquistarlo per se stessi lo vedo un po' eccessivo, però ognuno è libero di spendere i propri soldi come vuole. Adesso andrò a installarlo sulle mie chiavi e ovviamente vi racconterò l'esperienza, ovvero se sono stato in grado di prendere un carrello oppure no, e vi racconterò se magari la moneta l'ho persa o mi è scivolata in tasca magari con le chiavi, o se è sempre rimasta all'interno della custodia in pelle. Tutto ve lo racconto qui sotto nella recensione scritta. Un saluto.